Sono Romano Cornale, testimone e aspiratore per l'Italia dell'Agostino Braorei. Vi presento la mia cucina bavarese, con zuppa di porcini, il goulash con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra e poi abbiamo il tris tipico della birreria e il famoso Weisswurster con la senape di Monaco e la Weissenbeer. E per finire i dessert con la Sacher e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Ottica Rimonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Il centro revisioni Autofficina Sandri è autorizzata dalla motorizzazione ad eseguire revisioni moto e certificata ISO 9002 come autofficina di riparazioni multimarche. Il centro revisioni Autofficina Sandri lo trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Presso la sede della Full Point Corporation a Romano del Zellino in provincia di Vicenza si è tenuta la convention sulle nuove tecnologie in campo geomagnetico, pratica questa in grande espansione come alternativa e coadiuvante alle metodiche di medicina tradizionale. Durante i lavori è stata presentata la nuova tecnologia derivata da uno scanner, il quale registra le incongruenze geomagnetiche, le quali portano squilibri al nostro metabolismo. La risonanza più semplice che voi conoscete è quella famosa del diapason. Avete presente, no? Quando il diapason viene battuto, no? Si crea una vibrazione, se c'è una scatola sotto che fa la cassa armonica, c'è un suono che viene emesso. Ma lo stesso se noi prendiamo la frequenza e la emettiamo attraverso un dispositivo capace di emettere frequenze, la frequenza del La, come nota, noi vedremo, seppur questa frequenza è minima, noi vedremo che a un certo punto il diapason colpito da questa frequenza incomincia a vibrare e pian piano si incomincia a avvertire il suono attraverso la cassa. Abbiamo avvicinato ai nostri microfoni l'informatore tecnico, il quale ci ha spiegato il funzionamento del MORA, scanner che prende il nome dai suoi due inventori, Morel e Rasch. Gli inventori sono stati appunto il dottor Franz Morel e Eric Rasch come ingegnere elettronico che l'ha realizzato. I concetti sono nati da una metodica sviluppatasi nel 1952 di misurazione delle resistenze ai punti di agopuntura con tutte una serie successive di valutazioni che hanno portato a capire che frequenze possono essere anche corporee prelevate, elaborate e utilizzate eventualmente per... A scopo terapeutico è forse una parola anche grossa oggi per la nostra medicina, però sicuramente per eliminare alcuni disturbi informazionali che sono presenti ovviamente anche nel nostro ambiente, perché qualunque informazione, qualunque frequenza può incidere sul nostro organismo. Niente, è un circuito semplice, elettronico puro e semplice, in cui frequenze che possono essere o di forma armonica, quindi regolari o irregolari, vengono filtrate. Le irregolari si desume che abbiano un effetto negativo come informazione nel nostro organismo, vengono invertite di 180 gradi e quindi c'è un'eliminazione di queste frequenze. Fondamentalmente è come se noi qui avessimo 200 persone che urlano, se io e lei probabilmente non ci sentiremmo, se però noi riusciamo ad eliminare un po' di queste voci che sono come le onde spurie disarmoniche, quindi informazioni che ci danno fastidio, io e lei incominciamo a sentirci molto meglio, così probabilmente il nostro organismo riesce a rielaborare molto meglio tutti i suoi processi biologici, non essendo o essendo meno disturbati. Per quanto riguarda la tecnica scientifica, sono stati fatti grandissimi progressi, mettendo in imbarazzo anche la medicina tradizionale. Le antiche tradizioni riguardanti la geomagnetica ha visto protagonisti i paesi orientali, dai quali provengono anche le tecniche dell'agopuntura. Ma non solo, è diventata ormai consuetudine sentire parlare di cromoterapia, musicoterapia, iridologia, oppure la magnetoterapia e tante altre applicazioni.
Coloro che utilizzano la elettromagnetoterapia affermano che sottoporre determinate parti del corpo ai campi magnetici prodotti da magneti produrrebbero effetti benefici alla salute. Il magnetismo è un po' la legge fondamentale della vita, perché attraverso il magnetismo avvengono tutte le reazioni in biologia. Quindi se questo magnetismo viene alterato in qualche modo, ne risulta una conseguenza diretta sul nostro stato di salute. La cosa più utile da fare è fare un test ambientale con apparecchiature adeguate per verificare il livello di inquinamento elettromagnetico. Questo è quello che possiamo fare. Ecco, a chi ci si deve rivolgere? Diciamo che in alcuni paesi come in Germania esiste una categoria di professionisti chiamati geobiologi, quindi hanno una certificazione adeguata per poter fare queste misurazioni. Noi qui in Italia abbiamo l'ARPA, Agenzie Regionali Protezioni Ambientali, che dovrebbero adeguarsi a questi nuovi concetti di inquinamento elettromagnetico. L'inquinamento elettromagnetico, abbiamo visto in più di un'occasione, riesce veramente a fare dei danni incredibili. Mi pare che ci sia stato un dottore in Germania, il dottor Pop, se non sbaglio, il quale ha inequivocabilmente fatto un esperimento incredibile. Sì, Pop è un fisico, un laureato in fisica che lavora presso l'Università di Kaiserslautern, ha creato un istituto internazionale di studio di biofisica e ha dimostrato in maniera inequivocabile che il DNA umano può sia ricevere campi elettromagnetici che trasmetterli. Se riceve i campi elettromagnetici patogeni che comunque creano disturbo sulla nostra salute, il blocco è proprio quello di un blocco di funzionamento del DNA. E addirittura su questo esperimento abbiamo visto che quando si mette una diga, una barriera, le cellule non comunicano più. Certo, perché il tipo di esperimento che ha fatto è attraverso una comunicazione attraverso i biofotoni, che sono particelle di luce emesse dalle cellule. Ogni cellula vivente emette questi biofotoni. Full Point da molti anni cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica sui fenomeni di elettrosmog prodotti da tralicci elettrici oppure da antenne, da elettrodomestici e soprattutto da cellulari, i quali possono alterare le frequenze delle nostre abitazioni. Nel 1994 a Bruxelles, nel 2000 in Pennsylvania e nel 2003 a Ginevra, la Full Point è stata premiata con la medaglia d'oro per il brevetto del biodispositivo, il quale agisce a protezione del corpo durante il riposo, ed una quarta medaglia per il set strumentale geobiologico Hartmann Scanner. In questi 20 anni abbiamo avuto qualche difficoltà all'inizio di farci capire e di portare al pubblico in maniera capillare questo messaggio. Noi lo facciamo direttamente con un'organizzazione commerciale che oggi si estende in 14 paesi. Abbiamo avuto più fortuna nei paesi dell'est i primi anni, in quanto questi argomenti vengono studiati a scuola e quindi la ricezione è stata quasi immediata. Oggi, specialmente in questa occasione, sono veramente felice di poter vedere che possiamo anche in Italia parlare e approfondire questi argomenti e avere tante soddisfazioni da questi clienti che da tanti anni usano il nostro prodotto, e questo ci darà forza sia a livello di energie finanziarie che di forza ed entusiasmo per poter innovarci continuamente e cercare sempre soluzioni nuove per soddisfare l'esigenza dell'essere umano. Se volessero rivolgersi per dei consulti, anche per capire esattamente cosa possono fare, hanno delle curiosità per vedere se la loro casa è, diciamo così, non è inquinata da fonti geomagnetiche, cosa può fare? La prima cosa è mettersi in contatto con noi. Abbiamo un sito internet www.full-point.com e poi abbiamo delle situazioni presenti in eventi locali in cui i nostri collaboratori preparati danno delle spiegazioni ed eventualmente fissano degli appuntamenti per un sopralluogo, per un rilevamento in casa per vedere qual è la vera situazione in cui la gente dorme. Noi siamo presenti anche negli Stati Uniti. In dicembre dell'anno scorso, per la prima volta della storia, l'Art Basel di Miami ha dato uno spazio al green,
con l'evento del Presidente Obama e ha creato questo spazio. Noi eravamo presenti con 400 ospiti, architetti, bioarchitetti e gente del settore che ha accolto in maniera, direi, molto entusiastica il nostro messaggio, sia per quanto riguarda la geobiologia, sia per quanto riguarda poi il Vita Sana, che è il giaciglio che noi abbiamo creato apposta, innovativo, che si mette al posto del materasso. La convention ha fatto emergere alcuni interrogativi. Sappiamo dove viviamo, la nostra casa è sicura, quando dormiamo siamo protetti. Alcune risposte si possono trovare con l'ausilio di un semplice strumento che rileva i volt per metro. Questi campi elettromagnetici influiscono notevolmente sul nostro sistema nervoso, creando parecchi scompensi durante il riposo ed anche durante le nostre abitudini quotidiane. Il semplice uso del biodispositivo creato dalla Fullpoint bene configura l'effetto schermante, proteggendo di fatto il nostro corpo dal campo magnetico. Il discorso della geobiologia è sempre in maggiore crescita, quindi anche quando si sente parlare di corsi d'acqua sotterranei, faglie geologiche e quant'altro, anche nodi di Hartmann, ma anche se in maniera un po' minore perché è sempre un argomento un po' particolare. Noi ci occupiamo di questo da 20 anni, come diceva prima mio padre, noi abbiamo avuto un maggiore sviluppo nei paesi tedeschi e anche dell'est Europa, contrariamente a quello che si pensa, proprio perché lì c'è una cultura più sensibile rispetto all'Italia. Anche se c'è da dire che in Italia negli ultimi anni le cose stanno cambiando in maniera molto importante e quindi riusciamo a trovare un terreno molto più fertile rispetto agli inizi. Poi tengo a dire che non bisogna sempre aspettare di star male prima di utilizzare dei rimedi, ma esiste anche la prevenzione. Quindi il biodispositivo ha dei concetti molto importanti che sono in primis quello di andare a stabilizzare il campo magnetico terrestre nord-sud, perché è molto importante dormire con la testa a nord e i piedi a sud. Non sempre questo è possibile fare perché la stanza ha delle impostazioni, il letto, l'arredamento eccetera, e quindi il letto non è possibile spesso spostarlo, e con il biodispositivo poi chiaramente con un'apposita spiegazione vi viene indicato come si può fare e si va sempre a dormire con la testa a nord e i piedi a sud. In secondo si va a risolvere i problemi geobiologici di cui abbiamo parlato prima, quindi faglie geologiche, corsi d'acqua sotterranei, soprattutto le zone nostre sono zone molto ricche di corsi d'acqua sotterranei, pensiamo a Treviso, Venezia, quindi zone molto lagunari. E poi chiaramente il problema dell'inquinamento elettromagnetico, che spesso adesso chi di noi è senza un cellulare, oppure si è parlato prima anche delle connessioni wireless, quindi situazioni molto importanti, anche di questo possiamo dare degli approfonditi rimedi. Oltre a questo comunque ci sono dei benefici importanti, come quello di andare a migliorare la circolazione sanguigna, quindi questo è un argomento molto molto importante, gonfiori eccetera, e il problema dello osteoporosi, perché questo è un problema sempre in maggiore crescita negli ultimi anni, soprattutto nelle donne quando entrano nella menopausa. Migliorare il riposo, perché si va ad avere sempre più problemi di insonnia nel famoso orario tra le 2 e le 4 del mattino, dove la gente soffre maggiormente di insonnia. Quindi il biodispositivo aiuta in maniera molto importante a risolvere questi problemi. In momenti di contingenza economica la Fullpoint esporta le proprie eccellenze anche fuori dal territorio veneto, in questo caso con l'apertura di un laboratorio informativo a Roma. I risultati che abbiamo avuto finora sono stati ottimi. Da 5 anni il dottor Tomassini si occupa di questo tipo di sperimentazione e c'è un'ottima collaborazione con i moraterapeuti e con il dottor Tomassini, che nell'identificare, diciamo, in laboratorio o durante visita al paziente una geopatia, una problematica legata all'elettrosmog, successivamente contattano noi per un check-up, per un servizio di rilevamento fatto con le nostre strumentazioni, per vedere se appunto quali sono i livelli di elettrosmog nel posto letto o nei posti di lavoro. Ecco, un equilibrio che poi va anche a dare una opportunità di lavoro, perché mi pare che voi a Roma siate informatori, anche perché no, per poter assumere personale, quindi credo che in questo momento di crisi sia un'ottima risposta. È un'ottima risposta, e questo non solo a Roma, perché siamo presenti a Roma, siamo presenti qui a Bassano, quindi nella provincia di Vicenza, nel Triveneto, e anche a Trento, quindi in Trentino, con una grande opportunità, perché grazie a tutta questa tecnologia, a queste scoperte, stiamo sviluppando una rete vendita che permette a delle persone di qualificarsi in una nuova professione, molto utile anche socialmente, diciamo. E quindi lavorare portando informazione e facendo anche del bene alle persone credo che sia un'ottima opportunità. A
A 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna Vicenza. Ottica Rimonato. Ottica Bassano. Ottica Fontanesi. Grandi offerte, grandi firme. Carissimi telespettatori di Rete Veneta, benvenuti agli incontri con... E oggi abbiamo il senatore Antonio Pasinato, un'altra bella passeggiatina per rievocare intanto le bellezze venete, senatore, bisogna sempre dirlo questo. Ah certo, è sempre, sono i fiori d'arrocchiello del nostro territorio, il Veneto è bellissimo, sono bellissime le nostre città, sono bellissimi i nostri centri, ma non solamente sotto il profilo architettonico, anche perché la gente è bella. Croce Delizia, bei posti, bei centri, però una viabilità discutibile, bisogna investire ancora molto, lei lo ha fatto per la verità negli anni passati con delle barriere di sicurezza, viene in mente le barriere fonoassorbenti nella Val Sugana, tanto per dare una identificazione geografica, ma non soltanto, anche mi pare quella bella rotatoria che ha risolto parecchi problemi in quel di Campese. Non solamente, diciamo così, la Val Sugana, a parte la nuova Val Sugana che verrà, sulla quale ci ho lavorato anch'io e continuerò a lavorare, abbiamo lavorato anche per il consolidamento nel frattempo di quelle che sono le caratteristiche di sicurezza dell'attuale Val Sugana, della sede storica, quindi barriere fonoassorbenti, abbiamo rifatto tutto il manto stradale che è diventato antisdrucciolo, insomma antipioggia e tutto, abbiamo rifatto tutta la barriera, non dappertutto, ma tutta la barriera centrale, tutta la segnaletica, insomma sono state aumentate le condizioni di sicurezza. Posso dire che avete lavorato in emergenza per la Val Sugana, perché voglio dire, è quella che è, insomma là bisogna lavorare proprio sì, come in uno sgabuzzino. Bisogna, certamente, con grandi difficoltà, però bisogna anche pensare cosa sarebbe la Val Sugana oggi, esatto, se non fossero stati fatti quegli interventi che io sono riuscito a far fare in quel periodo in cui stavo a rappresentare il Senato di Bassano del Grappa, di questo collegio. Ma non solamente, siamo andati avanti anche per la programmazione della circonvallazione sud, se ne parla poco, pochi lo sanno, ma si sta, diciamo, tra Bassano e soprattutto Cassola, nella zona San Giuseppe e San Zeno, realizzando opere di circonvallazione, cioè c'è stato portato avanti un grande disegno che è solo partito, non è completato, ma che deve essere naturalmente perseguito, che riguarda la riorganizzazione viabilistica insieme con quella naturalmente della mobilità. Mi riferisco particolarmente alla ferrovia, all'elettrificazione della ferrovia fino, certo, a Castelfranco. Mi riferisco alla necessità soprattutto di rendere il Bassano, il bassanese, il pedemontano, di farlo portare dentro nel sistema metropolitano, in modo che la movimentazione sia veloce e rapida e che non ci siano ancora i treni come c'erano prima della prima guerra mondiale, come molte volte accade. Certo. Per poterlo, diciamo così, velocizzare i movimenti, ridurre diciamo, le percorribilità stradale, l'inquinamento sulle strade, i tempi che si perdono dipendono anche da questo, ma anche per un altro motivo, per poter consentire l'utilizzo di questo mezzo di trasporto, per esempio abbinato alla bicicletta, per lo sfruttamento delle nostre città, lo sfruttamento turistico, in termini di uso, di bellezza, in termini di capacità di richiamo turistico. È chiaro che se uno ha la possibilità, per esempio, di scendere dalla Val Sugana, come capita, provenendo dall'Olanda, dalla Germania, con la bicicletta, dei tratti li fa in bicicletta, dei tratti li fa in treno, attraversa Bassano, attraversa il Bassanese, attraversa la Val Sugana e può poi scendere nelle nostre bellezze venete di Padova, di Vicenza, soprattutto di Venezia, e può fermarsi a Bassano. Immerso in una storia esagerata, poi con musei e quant'altro. Con solo musei, cioè il Bassano, il Bassanese, soprattutto Bassano è un museo a cielo aperto, ha bellezze di tipo, è una bellissima città e quindi questa deve essere giustamente, diciamo, valorizzata anche ai fini turistici, quindi anche ai fini economici, rilanciando possibilità economiche per, non solamente per chi vive, non solamente per commercianti, ma creando anche nuovi posti di lavoro. Io ho visto in Val Sugana, mi hanno detto che sono 60.000 i movimenti all'anno che vengono in bicicletta da gente che scende soprattutto dal nord. Ecco,
pensiamo, un nuovo modello, un nuovo modo di ragionare, un nuovo modo di intervenire della regione, con meno chiacchiere, con meno spreco di denaro pubblico e più utilizzo di investimento in questi sistemi innovativi, diciamo così, che avvicinano il territorio e che lo offrono, diciamo, anche nel contesto europeo, quanto possono incidere in termini di ricaduta positiva, in termini di rilancio economico e in termini di rilancio occupazionale. Senatore, le faccio una domanda, lei non si deve offendere perché siete dell'anziano, ma non è anziano. Gli anziani contadini, quando costruivano le cascine, la cucina era esageratamente grande anche se non avevano figli, perché poi arrivavano. Lei un po' così, mi pare che a San Giuseppe questa grande viabilità che sta offrendo, che sembrerebbe sovradimensionata, ma mi viene in mente anche il centro commerciale, che pareva una viabilità sovradimensionata, invece oggi il centro commerciale sta sviluppando grandi numeri senza intasare il traffico e quelle grandi rotatorie che abbiamo visto a San Giuseppe e oltre serviranno domani per come collante, come diciamo così, valvola di sfogo per il traffico di una eventuale Valsugana veramente a quattro corsie. Sì, quello che è stato fatto in termini di viabilità è solo la parte iniziale, manca ancora tutto il resto del completamento. Poi alcuni centri commerciali sono nati indipendentemente dalla volontà mia, per esempio il Grifone, che è stato sicuramente un errore. Però quello che è importante è completare non tanto al servizio dei centri commerciali, ma soprattutto al servizio della gente che si deve muovere, la viabilità e la circonvallazione interna, quella che passa sostanzialmente, che partendo dalla zona est di Nardi di San Giuseppe, tra San Giuseppe e Felete, poi collega la via Colombo di Bassano del Grappa. Perché? Perché abbiamo anche, oltre che i problemi, cioè di grande viabilità, di grande comunicazione, tipo la pedemontana, di cui io sono stato, diciamo così, lo ripeto sempre, perché mi fa anche piacere po' l'ideatore. La memoria storica c'è, insomma, in qualche maniera, non è che stiamo dicendo delle menzogne, ecco, è vero. Oltre alla grande viabilità, abbiamo anche la necessità di razionalizzare, diciamo così, la viabilità di quartiere. Certo. I nostri quartieri oggi sono intasati, chi deve passare per esempio da una parte all'altra del Bassanese passa per le vie cittadine, passa per i quartieri di Bassano, passa per i quartieri di San Giuseppe, di Cassola. Insomma, abbiamo bisogno di razionalizzare il traffico, soprattutto per chi vive, in modo da isolare il traffico, quello soprattutto estraneo, che dai calcoli che abbiamo fatto, dalle verifiche, è oltre il 50% documentabile, da chi invece si deve muovere nel territorio, in modo che chi deve portare i ragazzi a scuola li porta con più tranquillità, che gli anziani si muovono con più tranquillità, in modo che sostanzialmente ci sia quella che generalmente si dice più vivibilità. Parlare di sicurezza significa dormire tranquilli, ma vivere anche in pace. C'è un grande lavoro da fare, per il quale quello che è stato fatto è solo la parte iniziale. È bella questa intervista, perché la facciamo su un traffico, diciamo, anche molto ridotto, per la verità. Cittadino, sveliamo, senatore, che questa forse è una delle cittadine più belle del mondo, che è Bassano del Grappa, no? E dov'è? In sé ha dei contenuti forti, adesso stiamo per raggiungere, tra poco lo vedremo, il Ponte degli Alpini, ed è da qua che poi vorrò porre le ultime domande conclusive, visto che siamo già proprio al termine, su quello che può fare una città, ma soprattutto il referente regionale, anche per l'acquisizione, mi viene in mente Cassola con la caserma I Muli, un grande affare che sta servendo proprio per la comunità, non soltanto come caserma per gli alpini, per i soccorritori, tutta una serie di intelligenze che là trovano un sito in grado di accoglierle. Certamente, quello che abbiamo fatto a Cassola relativamente alla caserma, diciamo così, San Zeno, cioè l'acquisizione, l'abbiamo acquisita dallo Stato a condizioni più che vantaggiose e l'abbiamo utilizzata subito, diciamo così, per servizi sociali, per ospitare gli alpini, compreso gli alpini. Una parte della logistica degli alpini di Bassano è ospitata a San Giuseppe. Stiamo ospitando, diciamo così, tutta una serie di attività, anche dei servizi sociali del comune, ma soprattutto inseriremo dentro una serie di cose che riguarda i giovani, no? Una serie di attività nel mondo giovanile per aggregazione, per formazione e quant'altro. La stessa cosa deve essere fatta a Bassano, io lavorerò, anzi sto lavorando per questo, affinché la caserma Monte Grappa diventi un patrimonio. La caserma Monte Grappa, la caserma San Zeno. Mi pare che sia già molti anni che lei sia all'opera. Sì, sono molti anni che sono all'opera. L'amministrazione comunale di Bassano precedente, secondo me, poteva essere più,
più rapida, diciamo così, relativamente al discorso della caserma Monte Grappa, ma tant'è, guardiamo il futuro. Allora bisogna che chi si occupa di cose pubbliche favorisca anche questo. L'utilizzo dei beni dello Stato è una cosa fondamentale se vogliamo valorizzare il nostro territorio, valorizzare i nostri centri. In questo caso la caserma Monte Grappa, che è una cosa storica, perché è la caserma degli Alpini, nella città degli Alpini che è Bassano del Grappa, adesso ci troviamo sul ponte degli Alpini, e che deve essere utilizzata come fatto storico, ma anche come fatto di cultura e come fatto di servizi che verranno dati alla città di Bassano e poi al bassanese in generale, perché poi nei nostri comuni non ci sono confini, le strade che finiscono da un comune iniziano dall'altro, ma la gente è sempre uguale. Ecco, senatore, proprio ermeticamente, siamo proprio in chiusura, tanto per far capire ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando, la Casa Mimuli mi pare sia stato qualcosa di acquisito precedentemente per buon pro di tutti i cittadini. Ecco, questa, non facciamoci perdere questa occasione della caserma Monte Grappa, dove lei comunque ha svolto una grande opera di convincimento per riunire tutte quante le intelligenze, se non sbaglio. Certamente, non solamente di convincimento, ma anche, diciamo così, di approccio ai problemi burocratici, perché non stiamo a dimenticare che questi beni vengono dallo Stato, venivano prima dalla Difesa, adesso non lo è più, non è più Ministero della Difesa, è Demanio, quindi è Ministero dell'Economia e del Tesoro. Sostanzialmente io sto facendo un lavoro per supporto delle amministrazioni, per dar una mano, per accelerare, per risolvere i problemi, quello che soprattutto la Regione dovrebbe fare: meno chiacchiere, meno dispersione di denaro, più investimenti, più rapidità, soprattutto più velocità nel dare risposte ai nostri cittadini, come in questo caso la caserma Monte Grappa, che sarà, lo è, ma lo sarà ancora di più in futuro, la memoria da tanti punti di vista, diciamo, della gente che ha vissuto nel nostro territorio negli ultimi 100 anni. Benissimo, io la ringrazio, senatore, per questa puntata è proprio tutto, rimanete con noi, con i programmi di Rete Veneta, buon pomeriggio, grazie.